Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il conduttore Rai ha dovuto fare i conti con un grave problema di salute fisica che lo ha costretto ad un ricovero d'urgenza. Tutti lo conosciamo come uno dei conduttori più unici in assoluto. Stiamo parlando di Gigi Marzullo, volto storico della Rai. Si è trovato faccia a faccia con un grave problema fisico che lo ha portato ad un urgente ricovero. Gigi Marzullo, non solo conduttore Rai, ma anche giornalista, entrato in Rai su diretta segnalazione del corregionale Ciriaco De Mita, ha esordito nel mondo televisivo con innumerevoli programmi a partire dal lontano 1983. E, diventato popolare con il programma Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai 1 in cui sottoponeva domande pungenti e molto personali a numerosi personaggi famosi suoi ospiti. In seguito lo abbiamo trovato in tanti altri programmi come quelli Che il calcio e Che tempo fa. Era fratello di Enzo Maria Marzullo, giornalista e critico d'arte laureato in lettere all'Università di Salerno, ritrovato morto nel 2003 nella dimora materna a Roma, all'età di 42 anni. Il terrore di morire. Dalla morte di suo fratello, Gigi Marzullo ha sempre avuto il terrore della morte. In una puntata di Verissimo ha confessato: temo di morire, di addormentarmi e non svegliarmi più. La morte è un'ingiustizia. Già nell'agosto 2019 è stato operato d'urgenza a causa di un grave problema di salute, e anni prima aveva subito un'altra operazione chirurgica. Recentemente ha accusato un improvviso malore mentre si trovava ad Avellino in attesa di partecipare ai festeggiamenti del tradizionale Ferragosto cittadino, immediata la corsa all'ospedale più vicino per salvargli la vita. Ma cosa è accaduto? Ricoverato d'urgenza con codice rosso all'ospedale Moscati, gli è stato diagnosticata una doppia ernia addominale irriducibile. Operato d'urgenza dall'equipe del professore Iovine e con la collaborazione del primario di anestesia e rianimazione del Moscati, il DR Angelo Storti, Marzullo è tornato alla sua casa nativa di Avellino. Non solo il suo luogo del cuore in quanto casa di famiglia, ma anche l'ex redazione del Mattino di Avellino, in Corso Europa 19, luogo di debutto e palestra di giornalismo del popolare conduttore TV. Questa è stata la volta in cui ha rischiato grosso, ma per fortuna, ancora una volta, in barba alla sua paura di morire, schivato il pericolo, ha voluto dichiarare quanto il sistema sanitario del Sud sia sicuro ed attendibile, diversamente come in Italia si possa pensare. Bisogna sfatare il luogo comune che nel Sud la sanità funziona poco e male.